Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con la nostra rubrica Arcade Indie e giochi ad accesso anticipato. Oggi andiamo a vedere un gioco proprio ad accesso anticipato che è End of Fate. Questo gioco, sviluppato da Defiant Development, è uscito su Steam da un po'. Io l'ho acquistato dallo store in descrizione, risparmiando un po'. Io vi consiglio sempre di andarlo a vedere perché di solito si trovano le key di alcuni giochi a prezzo scontato. Sto giocando con il pad su PC e questo titolo è molto molto divertente e soprattutto molto interessante perché va a miscelare un po' il gioco da tavolo con il GDR, gioco di ruolo, ma andiamolo subito a vedere. Una cosa particolare anche che ho visto è che sostanzialmente è un gioco a partita singola, nel senso quando morite poi dovete ripartire, però andiamo a vedere bene nello specifico com'è. Allora, noi partiamo, Jack of Dust. Vabbè, questa è la descrizione del nostro personaggio. Ok. Va bene, andiamo avanti. E questo è il tipo che distribuisce le carte. Ci sono, vabbè, naturalmente carte per nemici, armi, scelte, cose del genere. E adesso andiamo a vedere subito come si svolge. Questa è la nostra pedina. In basso a sinistra possiamo vedere la nostra vita al 100%. Gold, che è, vabbè, giustamente oro, e cibo. Partiamo selezionando la pedina, andando avanti con la prima carta. Vediamo cosa ci... Demon's Gorge. Ok, quindi partiamo male perché questo dovrebbe essere. Gorge from under the rock bridge. È un'imboscata, ok. Due, ok, dobbiamo estrarre due carte mostri. Ok, qui ce ne sono due e qui tre, quindi perfetto, ci troviamo contro cinque mostri. Bene. Partiamo allora. Quindi come vedete, c'è l'estrazione delle carte, la nostra arma, ok, la vita e partiamo così. Possiamo andare anche qui nel... Aspettate, se lo trovo... Non è vero! Momento! Guarda qua! E quindi ci ritroviamo a combattere. Abbiamo diverse opzioni di combattimento. Nel senso, opzioni di combattimento, tra virgolette. Attenzione! Via! Aia! Ci stanno già massacrando! Merda! Ci facciamo spaccare il culo. Certo che pure noi siamo stati fortunati, siamo partiti e subito abbiamo beccato un Lungeon con... Ben 5 nemici che sono anche abbastanza ostici, Aia. E non muoiono, non muoiono. E che cos'è? Buon uomo. Attenzione, subito con cattiveria. Vai così, combona, combona. Morti? Ok, si spera di sì. Ok. I'm sure Vediamo you'll make cosa ci good dà. use of that. Una pozione per la salute che ci ridà 15 di vita. E un'altra carta che ci ha dato un'arma per l'equipaggiamento. Andiamo a vedere, ci ha dato un'ascia che vale 10 e ha 25 di danno. Ok, equipaggiamo quest'ascia? Sì, anche se, momento, andiamo a vedere. Come vedete qui c'è il nostro menu con... personaggino, le armi, vari equipaggiamenti, elmetti, qua ancora non ce li abbiamo, anelli. Però come vedete è proprio fatto come un gioco di ruolo, però la caratteristica appunto è quella delle carte. A me sinceramente piace molto perché è un po' come un titolo da tavolo. Niente, vabbè, abbiamo quest'ascia, va bene, andiamo con la prossima carta, speriamo di non beccare qualcosa. Ci ha ridato un po' di soldi, ci ha tolto qualcosa, non lo so. Questa che cosa fa? Ah, dobbiamo fare una scelta. Sono Meret, va bene. Cosa Come chiediamo? now. Do not waste my time. Perhaps you're having Lunga trouble vita? understanding how your pieces moved. Andiamo, vai, If andiamo per so, lunga vita, vai. you will not progress far. I require far more from my opponents than mere competence. Va bene. Vediamo. Estrazione delle carte. Attenzione. Ok, ci ha aumentato di 5 la vita massima. Perfetto, ottima cosa. Andiamo nella prossima carta. Twisted Canyon. Attenzione. Abbiamo visto un'arma. Nel canyon. Ma è facile o è difficile? Ah, dice che è.
facile da scalare. E vabbè, proviamo. Proviamo ad andare giù nel canyon. Ah, c'è un fallimento e tre carte. Attenzione che il gioco delle tre carte sono quattro, però questo fa delle cose abusive. Proviamo questa. Mamma mia, l'abbiamo presa. Ok, che arma ci dà? È sempre ad estrazione? Sì. Una spada, perfetto. 10, anche questa danno 25. La proviamo ad equipaggiare, però allo stesso tempo io andrei un attimo a controllare, perché... vabbè, alla fine sono uguali, però vabbè, lasciamoci la spada, dai. Andiamo nel prossimo... Scale, prendi le scale, via. Vado indietro o prendo le scale? No, è l'uscita per l'area, prendiamo le scale. Tanto le abbiamo finite qua le carte, presumo che possa andare bene. Ok, altre carte, proseguiamo allora. Bene, qua mi sa che ce la vediamo male. E infatti, due carte di nemici. Due e tre, a ridagliela. Porca mignotta. Non so se a voi piace questo genere di titoli, a me sì, perché sono sempre stato un amante anche dei giochi di... Sicuramente, mamma mia che colori, sicuramente per gli amanti dei giochi di carte è un gran bel titolo, perché poi comunque ti mette in campo nel gioco, nella parte di gioco di ruolo. Attenzione, mamma mia, combona, combona con cattiveria, così... Mamma mia. Aia. Ci ha beccato questo. Grandissimo. Ok, qua siamo andati cazzuti e cattivi in questo combattimento, mamma mia. A giovane, dacci queste due carte. Cosa abbiamo? Un'altra arma e lo scudo, grande. Y per rinfrangere, diciamo, i colpi. Va bene. E cos'altro ci ha dato? 5 di oro, va bene, ma ce lo metti in automatico lo scudo? Sì, ok, quindi Y per utilizzarlo. Andiamo nella prossima carta. Shop, attenzione. Caravan con... sì, approcciamoci, andiamo allo shop. Vediamo se vende qualcosa di buono. Vabbè che abbiamo 5 monete, quindi... Però anche questa è una figata, come vedete... Vero e proprio gioco di ruolo, però con carte. Vai, vendi. Cibo. Cosa possiamo acquistare eventualmente? 35, 10. Una sega possiamo acquistare. Cosa abbiamo noi da vendere? No, la spada no, questo neanche. No, per adesso niente. Qua che cosa c'è? non abbiamo moneta, mi dispiace. Un po' di salute ci servirebbe, ma cibo quanto costa? È pure tanto. Non abbiamo moneta, ce ne andiamo, fratello, che ti dodi? Torneremo un'altra volta. Eh sì, continuo, perché non posso fare molto. Attenzione, una scelta. Ah, ok. Chiede... porca mignotta. Vabbè, praticamente ci è apparso questo diavolo e vuole testare la nostra mente. Chiama eroe, vediamo. Quindi devo scegliere... Non so se tipo sceglierne una da tre per sembrare più cazzuti, più cattivi e più eroi. Proviamo, magari ci dà una ricompensa più alta o magari ci ammazzano in modo brutale, Però vuole metterci alla prova e allora facciamo una cosa cazzuta. Vai. Allora, con Y... Vediamo, proviamo. Ah, ok. Ci pariamo, attenzione. Ah, con quello possiamo saltare. Cosa utilissima. Merda. Partiamo con le combo. Partiamo con le combo. Affila delle combo. Aia. Ci hanno affilato le... La giugulare ci hanno affilato. Con cattiveria. Attenzione. Gomitata sui denti. Mamma mia che cattiveria. Mi dispiace fratello, ma ti abbiamo spaccato il culo. Attenzione, siamo 88. Attenzione, tre carte. Bene, abbiamo fatto bene allora. Un'arma Democles. Right bumper to drone. Ah, ok. Quindi ci spara dei coltelli. Aspetta, che è right bumper.
Forse l'altro grilletto. 3 di cibo. Il cibo in realtà ancora non ho capito bene a cosa serva. E 10 di oro, va bene. Potrei andare in realtà dallo shop a riprendermi un po' di salute. Vabbè, magari ci andiamo dopo. You remember the Jack of Dust? He still awaits your challenge. Ok. Cosa fa? Cosa sono quelle, buonomo? Abbiamo trovato Jack of Dust. Dobbiamo spaccare il culo? Va bene. Aia. Ah, è il boss più... Ah no, pensavo fossimo noi quello all'inizio, il personaggio. Invece questo è il cattivo. Porca puttana, aspetta. RB. Ah, ok. Aspetta, usiamo questo per allontanarci un pochino. Che questi mi sa che so... Aia. Occhio. Attenzione. Io ammazzerei prima questi e poi... Usa. Questo... uno l'abbiamo ucciso. Mamma mia. La cattiveria. Attenzione. Vai col boss. Mamma mia. Così. A scudate sui denti. Attenzione. Ho fatto qualcosa di cattivo questo. Aia. Via. Ah no, l'abbiamo ammazzato. Mamma mia, che cattiveria. Ok. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. You will face 11 more opponents who will test your strength, your memories, i sottotitoli purtroppo non ci sono. Few fall at the first hurdle, none reach the last. Attiviamola. Ok. Dead King's Fear, che preso. Ok. Anche questa. Ah, perfetto. Quindi abbiamo ricevuto queste, anche queste carte, che spero posso mettere quegli oggetti. È una nuova sfida. Attenzione, continuiamo. End of Fate, va bene. A questo punto, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui. Magari ci vediamo con il prossimo episodio. Direi, ragazzi, questo titolo di proseguirlo sul secondo canale. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche al secondo canale che trovate in descrizione, quel tale Ale Games. Proseguiremo con le prossime partite di End of Fate sul secondo canale. Spero che questo gioco vi sia piaciuto. Mi raccomando, se potete condividete il video, fatemi sapere come sempre la vostra. Seguitemi anche su Facebook e ci vediamo con il prossimo episodio. Un saluto a tutti da quel tale Ale.